Mi fa sorridere il fatto che l'onorevole Morani ci dica che in legge di stabilità ci sarà il fondo per la povertà dopo che il governo Renzi, come sappiamo tutti, come sanno i cittadini che non hanno più l'aria nel naso, ha aumentato la pressione fiscale e aumentata la disoccupazione. Diciamo, quindi da questo No, punto di veramente vista l'occupazione è mi aumentata, fa però sorprendere, mi mi fa sorprende, sorridere che non lo diciamo, dici. questa cosa, dopodiché gli esodati sono ancora lì, quota Ne abbiamo 96 già ancora qui, guardati i soldi per le 170.000. pensioni che Bisogna che dovevate dite ai la verità. pensionati. Non ci sono più, chissà quando ci saranno, quindi mi fa un po' sorridere quello Veramente che dice, qualcosa però ai per pensionati fortuna l'abbiamo gli dato, italiani non noi. hanno l'anello al naso. Detto questo, e rispondo alla sua domanda, Sì. il problema è che in Italia, a differenza degli altri stati europei, la Germania su tutti, non si è mai fatta una programmazione, si è sempre soltanto agito sulla fase emergenziale, quindi non si è mai voluto passare alla fase successiva e soprattutto in Italia, ahimè, a differenza di quello che sta accadendo in altri stati europei, dove per esempio la Merkel si va a scegliere quali sono i profughi che vuole ospitare, in Italia purtroppo Si sta riferendo ai sono siriani. ai siriani, Sì. in Italia purtroppo sono arrivate 160.000 persone Sì. solo quest'anno, di queste 160.000 persone, dati Viminale, quindi non della Sì. Saltamartini né della Lega di Salvini, soltanto il 10% sono profughi, quindi aventi diritto, quindi coloro che potranno fare la domanda, il 90% sono immigrati Ma non è clandestini. vero. Allora, detto Andiamo avanti. questo, qual è il Prima problema? È che si è Mineo. scaricata Bene. sui comuni l'incapacità di un governo Sì. nazionale, si è scaricato sui sindaci la necessità di ospitare, Sì. tra l'altro sindaci a cui purtroppo il governo nazionale ha tagliato fondi su fondi, i quali oggi si trovano costretti a dover scegliere qual è la priorità da dare, se ai propri cittadini o ad altri? Allora, rispetto a questo, di fronte a 7 milioni di italiani in stato di povertà, di cui 4 milioni non hanno i soldi per comprarsi il cibo, io mi chiedo, è possibile che la priorità del governo italiano non debba essere quella di occuparsi prima dei propri connazionali e Chiarissimo, poi dopo di chi ha chiarissimo, bisogno? Questo è il problema. chiaro, chiaro, chiaro.